Salvina con 12 ottavi, 13 Gregorini, 14 Lucciarini, con numero 15 Ambrosini. Della vittoria sofferta più del previsto, anche perché il Fano fino alla fine non ci ha concesso pochissimo. Ma il Fano ha fatto una grossa partita, noi non l'abbiamo fatta, abbiamo preso sì 3 punti, l'unica cosa buona, ho detto anche ai suoi colleghi, di questa giornata sono i 3 punti, il resto è tutto rimandato alla prossima domenica. Comunque lo si sapeva che il Fano veniva qui come ultima chance, perché adesso sta a 14 punti ormai, sì, si è messa alle mie pace. È chiaro, credo che è molto difficile che il Fano possa rientrare. Speriamo domenica di fare un grosso risultato, così ci tranquillizziamo di più. E guardiamo un po' dall'alto in basso le altre squadre. Sicuramente. Grazie Presidente. Prego, arrivederci. Mister, un Fano molto in palla e dobbiamo anche essere onesti e riconoscere che il punto lo meritava ampiamente. Ma io penso che... cioè, noi abbiamo fatto la partita e quello, siamo venuti perché volevamo giocarcela, così è stato. Purtroppo il primo gol non so per quale motivo è nato, però insomma abbiamo delle colpe noi. Dopo pochi minuti non eravamo scesi in campo e gli abbiamo fatto un regalo grossissimo, però poi la squadra ha dimostrato personalità, qualità, organizzazione, potevamo rimediare a questa partita. Subito con Sivilla, poi successivamente nel secondo tempo, però non è capitato, però la squadra noi non è che cambia, perché non è che con gli 8-11 punti a noi ci cambiava le cose, noi dobbiamo acquisire, andare avanti per la nostra strada e avere la consapevolezza che questa è una squadra che può arrivare in fondo. Ecco, la Samba dopo il 4-1 dell'andata ha vinto anche qui, chi è Samba visto dall'andata e ritorno? Ma all'andata avevamo giocato sempre noi, al di là dei 4 gol, però diciamo che dispiace. Una stagione fortunata per lei? Ma probabilmente no, forse per la Samba sì, ma no, al di là di quello diciamo che ho visto in tutte e due le partite un ottimo Fano che magari non sta raccogliendo quello che merita, purtroppo nel calcio capita anche questo, non bisogna demoralizzarci per quanto ci riguarda. E credere sempre in quello che si fa, perché sono queste le partite che poi possono dare quella consapevolezza di essere una squadra competitiva. Grazie, in bocca al lupo. Prego, grazie. Vinta ma in maniera sofferta, e penso che il Fano, giustamente lo si sapeva, venisse a mettere non a regalare nulla. Ma sicuramente abbiamo incontrato una delle formazioni più attrezzate di questo girone, però anche se abbiamo sofferto, sinceramente io grosse occasioni da gol da parte del Fano non ne ho visto, ho visto solo un colpo di testa nel Gucci nel secondo tempo, della traversa di Borrelli, sì, una traversa scheggiata sopra su una punizione da fermo, mentre noi potevamo chiudere la partita con Didone, con Sabatino nel primo tempo e con Son, sì, ma noi avevamo preparato la partita anche in questo modo, perché sapevamo che loro giocavano soprattutto su ripartenze veloci sui due attaccanti che erano Sivilla e Gucci, e quindi con Borrelli che è un giocatore di qualità e Lunardini davanti alla difesa, però siamo stati bravi e ci abbiamo creduto fino alla fine e questa è stata la forza nostra oggi. Allora, 2 squadre su 3 le abbiamo già superate, Ascoli, Monticelli, oggi con il Fano, domenica Matelica, poi tracceremo 2 linee per vedere i conti. Sì, adesso prepariamoci bene per incontrare il Matelica. Poi onestamente giocare anche oggi sapendo il risultato che era avvenuto ieri a San Nicolò non era facile, perché sai, ti auguri che San Nicolò, campo difficile, possano incappare in un passo falso, invece anche ieri ha dimostrato di essere una squadra forte, però noi non siamo da meno e quindi ce la andremo a giocare come abbiamo fatto sempre, sapendo che sarà anche lì una partita difficile dove potremo anche soffrire, ma questa squadra ha dimostrato di avere grosso carattere, questa è la cosa più bella. Grazie a te per il complimento. Grazie a voi. Qualcuno me l'ha detto da Porto d'Ascoli che oggi giocavi e giustamente sei sceso in campo, hai fatto la tua parte, complimenti, non era facile, hai tenuto fino alla fine. No, grazie, hai giocato bene, mi metto in campo da sempre il meglio di me e niente, mi ha messo in campo io e ho dato tutto quello che potevo dare. Ascolta, come ti sei trovato insieme ai tuoi compagni, persone esperte che fanno calcio, che tu giustamente da Porto d'Ascoli hai dimostrato di giocare a testa alta sempre? No, ho compagni molto esperti che ti danno una mano, ti aiutano sempre, questa è una gran fortuna di giocare qua.
molti esperti e ti insegnano molte, tante cose. Complimenti ancora. Grazie. Kevin. Alex Nodavi, il capitano della Mimefana, anche se i complimenti non fanno risultato, però li abbiamo già fatti al tuo mister perché avete giocato sempre a testa alta e forse meritavate, a mio avviso, il pari. Sì, dispiace quello, siamo un po' sfortunati con la San Benedettese perché dopo un minuto tutte le volte veniamo penalizzati dal gol. È successo l'andata, per esempio. Sono andata e dispiace perché, come ha detto anche lei, penso che, per carità, una squadra che è prima in classifica gli posso fare solo i complimenti, però penso che oggi il Fano ha dimostrato che non era venuto qua per fare una passeggiata e ha dimostrato di avere il pallino del gioco bene o male quasi sempre. La San Benedettese ha fatto la sua partita cercando di limitarci, abbiamo avuto anche l'occasione con Nico Gucci e purtroppo ci è andata male. Penso che se riuscivamo a fare quel gol lì cambiava di nuovo la partita, però posso fare solo veramente i complimenti alla mia squadra, al mio gruppo, perché non ha mai mollato e l'ha dimostrato. Dispiace perché non c'è tutto questo divario, secondo me, però purtroppo il calcio è fatto così, di episodi, e ognuno ha la sua strada. E ripeto, dal di qui noi dobbiamo continuare a fare la nostra. Siamo una squadra che bene o male abbiamo i nostri valori e l'abbiamo dimostrato in questi ultimi due anni. Ci sono i play-off, puntiamo comunque a fare sempre il nostro percorso perché è giusto che noi facciamo il nostro percorso e cerchiamo di portare avanti la nostra strada dove merita. Speriamo di portare i play-off intanto a casa perché ci dobbiamo tenere stretti coi denti. Una volta che siamo nei playoff vediamo cosa succede e ce la giochiamo come siamo venuti a giocarsela qua. Bocca al lupo. Crepi anche voi. Grazie. Possiamo dire il trascinatore della Samba è Mario Titone, anche se oggi tutti quanti avete lottato fino alla fine perché era importante battere il Fano. Ma io penso che la vittoria è importante, la Samba non è Mario Titone, la Samba è il gruppo, quindi questa è una vittoria che ci voleva e l'abbiamo portata a casa, quindi adesso sono rimaste 10 finali e andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo superato lo scoglio di Ascoli quest'oggi, adesso domenica prossima Matelica, poi dopo cominciamo a tirare le somme. Sì, ma noi non facciamo calcoli, non facciamo niente, noi l'importante in questo momento è non perdere, anche abbiamo fatto un pareggio a Monticelli, sembrava che era successo il dramma. Io penso che in questo campionato l'importante è non perdere, abbiamo dei punti di vantaggio e niente, andiamo, ti ripeto, andiamo partita per partita. E poi quando la matematica ci dirà che è finita, festeggeremo. Complimenti ancora. Grazie mille. Ciao Mario.